Per il 2010 la moda riscopre la donna maggiorata e magari con qualche rotolino di troppo, meglio pienotte che pelle e ossa, dicono i giornali americani e inglesi. E in Italia sentiamo Francesca Capovani. Previsioni per il 2010, incerte su economia, tempo e amore, ma nella moda potrebbe essere l'anno del riscatto delle curve. Niente più modelle pelle e ossa, basta stuzzichini filiformi su passerelle e riviste. In risalto, corpi che sembrano dolci colline abbronzate, curve morbide da abbracciare, seni e fianchi che non sanno che cosa sia l'anoressia. Insomma, anche i rotolini possono sedurre. L'idea è di una rivista americana di moda, V Magazine, che tra una settimana dedicherà un intero numero alla bellezza versione morbidezza. E la notizia è così rivoluzionaria che la stampa inglese l'ha ripresa. Ma una rivista del genere in edicola i lettori la comprerebbero? No. Mi è sincero, sulle riviste preferisce le magre. Diciamo, più la magra che la grassa. Sì, perché quello è il problema. A me, sinceramente, le ragazze troppo secche non è che mi piacciono tantissimo. Però meglio un po' di curve. Meglio un po' di curve ci vogliono. Non troppe, ma quelle che ci vogliono, ci vogliono. Magari. Magari esistesse. Perché le sento un po' più vicine a me che non una 38. Le modelle con le curve rischiano di rimanere un'esperienza di nicchia, valida solo per chi produce abiti per taglie XL, dice la stampa inglese. Ma la moda è ciclica, fatta anche di ritorni. Bei tempi quando donne normali e attrici non dovevano preoccuparsi per qualche chilo di troppo.